Pace del Signore, cari fratelli, sorelle in Cristo, vogliamo ancora riflettere, meditare la parola di Dio insieme. Voglio riflettere su un tema che Dio mi ha messo in cuore, un tema, diciamo, di attualità, un tema interessante, un tema che senz'altro parlerà i nostri cuori. Perché tutti noi a volte siamo passati in queste situazioni, in queste circostanze, e delle domande sono sorte nei nostri cuori. Amen. Oppure vedendo altre persone, altri fratelli passare queste situazioni di cui parleremo. Il titolo di questa riflessione è Un vero credente, oppure un vero servo di Dio, può essere povero? Oppure passare dei bisogni, attraversare dei bisogni, dei momenti veramente difficili, economicamente parlando. Amen. Un vero credente può trovarsi nel bisogno, essere povero, diciamo così, materialmente. Voglio leggere insieme a voi per iniziare. Proverbi capitolo 15, nel nome di Gesù Cristo, amen, leggiamo verso 16 e 17, amen, così dice la parola del Signore. Proverbi 15, 16, amen. Meglio poco con il timore dell'Eterno che un gran tesoro con preoccupazioni. Meglio un piatto di verdura dove c'è amore che un bue ingrassato dove c'è odio. Amen. Meglio poco con timore dell'Eterno che un gran tesoro con preoccupazioni. Questa già è una prima base biblica per la nostra riflessione. Amen. Vogliamo leggere ancora Proverbi 16. Amen, alla gloria di Dio, verso 8, è meglio poco con giustizia che grandi rendite senza equità. Amen. E vogliamo ancora leggere, alleluia, Proverbi 17, verso 1, gloria a Dio. È meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa ricolma di animali, cioè di grandi banchetti, arrosti, grandi piatti prelibati con la discordia. È meglio un tozzo di pane secco con la pace. Hai mai mangiato un pezzo di pane secco? Forse no, io l'ho mangiato. Io a volte mi sono ritrovato a mangiare pasta bianca, fratelli, pasta senza niente, senza neanche l'olio d'oliva. Ma Dio è con me. Alleluia! Amen. Perché la ricchezza di un uomo non consiste in ciò che ha in questo mondo, ma consiste nella presenza del Signore. Alleluia! Noi dobbiamo smantellare dalla nostra mente o dai nostri concetti che ci hanno insegnato che un cristiano non può essere povero. Un cristiano deve stare sempre bene, un cristiano deve avere un conto in banca, un cristiano deve avere una bella macchina, un cristiano deve per forza avere tutto in questo mondo, ma non è così. Qui abbiamo letto, è meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa ricolma di animali ammazzati con la discordia. È meglio un tozzo di pane secco con la pace, cioè con la presenza di Dio. A volte i veri servi del Signore possono passare dei momenti di bisogno. Amen. Ma però c'è una promessa, il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà. Amen. E questo non è un controsenso, ma è una completezza biblica. Io posso passare momenti di bisogno, e ne ho passati, fratelli, in cui non avevo neanche 5 euro in tasca, però nulla mi è mancato. Alleluia. Queste sono le vie del Signore, più alte delle nostre vie.
Voglio leggervi un altro passo per chiarire ancora di più questa riflessione biblica, alleluia. Un vero servo di Dio può trovarsi nel bisogno oppure può essere povero. Giacomo capitolo 2, vogliamo leggere questi versi molto molto interessanti che ci devono far riflettere ognuno di noi, gloria a Dio. Giacomo, alleluia, capitolo 2, dice così: fratelli miei, non associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida e gli dite: tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite: tu statene lì in piedi, oppure siediti qui vicino al mio sgabello. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dei ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, alleluia, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse ricchi quelli che vi tiraneggiano? Non sono essi quelli che vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il glorioso nome che è stato invocato su di voi? Perciò, fratelli, qui chiaramente la scrittura ci fa capire che un cristiano, se Dio lo permette per qualche circostanza che poi vedremo, un cristiano può essere anche povero. Amen. Purtroppo oggi molti, anche fra di noi nell'ambiente evangelico, molti dicono o affermano che la povertà è un segno di maledizione. Loro dicono che ogni tipo di povertà è un segno di maledizione o di qualcosa che non va bene nella tua vita spirituale. E loro dicono che la povertà non è la volontà di Dio per i suoi figli. E loro prendono spunto da alcuni brani biblici dicendo che Abramo era ricco, che Abramo aveva tante greggi, oppure Giobbe, oppure danno esempi di questo tipo, come per esempio che i figli di Israele uscirono dall'Egitto con delle ricchezze, e prendono questi brani per le loro teorie, le loro interpretazioni o dottrine. Ma vi voglio dire, gloria a Dio, in accordo alla Bibbia, la povertà non è sempre un segno di maledizione. Ma a volte addirittura, ascoltate che orecchie devo dire ora, la povertà può essere un segno della benedizione di Dio. Amen. Alleluia. Mi viene da ridere perché ho la gioia del Signore. Amen. Forse qualcuno dirà: ma fratello Stefano, come puoi dire questo? La povertà è un segno della benedizione di Dio. Fratelli, l'ho letto nei Proverbi: è meglio un pezzo di pane secco con la pace che grandi arrosti, grandi animali ammazzati, vitelli, eccetera eccetera, dove c'è la discordia. A volte, fratelli, Dio, e qui voglio specificare perché ho detto che a volte la povertà è un segno della benedizione di Dio, a volte Dio, alleluia, in certe situazioni specifiche, in certi casi particolari, il Signore può permettere che i suoi servi passino il bisogno, addirittura la mancanza di certi beni materiali, Dio lo può permettere per modellarci. Amen. E questa è una benedizione. Amen. Dio può permettere certe situazioni
diciamo così, tra virgolette, di povertà, per farci vedere la sua fedeltà, per farci aggrappare di più a lui. Ditemi se questo non è una benedizione. Alleluia. Fratelli, è una benedizione straordinaria. Io preferisco mancare di alcuni, tra virgolette, beni materiali, ma avere, gloria a Dio, la presenza di Gesù Cristo. Che Lui mi modelli, che Lui mi parli, che Lui mi forgi, che Lui operi nella mia vita. Amen. E allora anche in quel momento io potrò dire: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Amen. Amen? Perché certe situazioni davanti agli occhi carnali possono essere povertà. Vi ho detto, io ho passato momenti in cui ho mangiato della pasta in bianco, senza neanche l'olio extravergine. Ho mangiato pasta in bianco col sale. Davanti ad alcuni occhi carnali è povertà, ma davanti a Dio, alleluia, c'è un proposito. Amen. Io conosco la testimonianza di un vero uomo di Dio, un predicatore che Dio ha usato in tante nazioni e sicuramente ancora oggi sta usando, si sta servendo di lui per portare l'Evangelo in tante nazioni, fra cui anche l'India. E questo servo di Dio, questo evangelista, è andato a predicare in India, dove pochi sono andati, e lui ha avuto degli scontri a faccia con Satana, ma lui ha visto la potenza di Dio, la liberazione, l'intervento di Dio e il sostegno dello Spirito Santo nel ministero che Dio gli ha affidato. Eppure questo servo di Dio racconta che in alcuni momenti della sua vita, quando lui è stato missionario in Spagna, lui, pur trovandosi nella volontà di Dio, attenzione, perché alcuni dicono che la povertà vuol dire che tu non sei nella volontà di Dio, ma ci sono esempi biblici che poi vi darò. Questo servo di Dio si trovò, missionario in Spagna, si trovò in una situazione, diciamo così, di carestia, umanamente parlando, che Dio permise per modellare il suo carattere, per modellare la sua vita, affinché lui si abbassasse, affinché lui si piegasse e dipendesse sempre di più da Cristo, perché questo uomo di Dio era cresciuto in una famiglia ricca in Brasile, era nato in una famiglia benestante, ma poi lui dovette lasciare tutto per seguire Cristo. Dovette lasciare l'appoggio dei suoi genitori, il sostegno materiale della sua famiglia, e lui si ritrovò a essere un missionario. E lui racconta che in Spagna, che è un paese civilizzato, diciamo economicamente, possiamo dire benestante come l'Italia, perché alcuni dicono: tu sei un servo di Dio, non ti puoi trovare nel bisogno in Italia. Come no, fratelli? Se Dio lo permette, per un proposito, per farci vedere la sua gloria, la sua fedeltà, che noi dipendiamo da lui, che dobbiamo vivere giorno per giorno, che Dio ci insegna a dipendere da lui. Noi ci possiamo trovare in queste situazioni anche nei paesi, tra virgolette, industrializzati, e non solo in Africa o in altri posti del cosiddetto terzo mondo, che gli uomini chiamano terzo mondo. Ma vi voglio dire, a volte nel cosiddetto terzo mondo le persone sono più benedette che nei paesi industrializzati. Amen. Gloria a Dio. Chiusa la parentesi, questo servo di Dio in Spagna si ritrovò a mangiare del pane duro. E dice, lui racconta in un suo libro, in una sua testimonianza, che era arrivato al punto di prendere un pane duro. Ascoltate, fratelli, non l'ho inventato io questo. Che era così duro che ha dovuto prendere la scarpa per spaccare il pane sul tavolo e mangiarlo. E dice che quando lui mangiava quel pane, piangeva. Lui piangeva, ma non era un pianto di tristezza, ma era un pianto perché lo Spirito Santo parlava al suo cuore, gli diceva: figlio mio, io sto lavorando nel tuo carattere. Alleluia. Io ti sto modellando. Io ti sto insegnando a dipendere da me. Alleluia. Dio, fratelli, per
modellare un suo servitore può permettere queste situazioni. Ditemi voi, il profeta Elia si trovò fuori dalla volontà di Dio quando dovette andare a chiedere da mangiare alla vedova di Sarepta? Oppure ditemi voi, il profeta Elia era fuori dalla volontà di Dio quando dovette andare al fiume che Dio gli indicò, bere dal torrente e aspettare il cibo portato dai corvi? Non c'era niente! Il profeta si ritrovò umanamente, se qualcuno vede con gli occhi carnali, si trovò nella carestia, nella povertà, non aveva da mangiare. Ma Dio gli disse: io ti darò da mangiare. Amen. Io ti provvederò. Alleluia. E Dio mandava i corvi, alleluia, col pane, con la carne, al mattino e alla sera. Dio mandava i corvi per cibare il suo profeta. Gloria. E il profeta beveva dal torrente. Alleluia. Fratelli, anche i veri profeti di Dio possono passare queste situazioni di mancanza. Amen. Di mancanza e di umanamente di povertà, di bisogno. Non sempre la povertà è un male, ma a volte è una benedizione che Dio permette per operare potentemente nelle nostre vite. Alleluia, alleluia, alleluia. Leggiamo insieme, amen, Filippesi 4, è un brano molto molto famoso, per così dire, molto conosciuto della scrittura, amen, in cui l'apostolo Paolo diceva determinate cose ispirato da Dio. Amen. Filippesi capitolo 4, amen, verso 10, alleluia. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, perché ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. A volte Dio può permettere certe situazioni di bisogno, di mancanza di cose materiali o di povertà, addirittura Dio può permettere affinché noi impariamo a essere contenti nello stato in cui ci troviamo e a imparare che la vera gioia dipende da Cristo, viene da Cristo, non da quello che abbiamo. Alleluia. Paolo diceva ancora, Filippesi 4:12, so essere abbassato e come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere sazio e ad avere fame. Vedete? Ad abbondare, a soffrire penuria. Paolo aveva imparato, grazie a Dio, a essere contento in qualsiasi situazione. Lui aveva imparato a essere sazio e aveva imparato anche a soffrire la fame. Come un servo di Cristo soffre la fame? Sì, fratelli, anche un servo di Cristo, se Dio lo permette, può soffrire la fame. Ma c'è un proposito da parte del Signore e poi ne vedremo i frutti. Amen. Paolo diceva, ho imparato ad abbondare, cioè avere grande abbondanza, avere di tutto in poche parole, ma ho imparato anche a soffrire penuria. Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Amen. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. A volte Dio può permettere che i suoi veri figli, i suoi veri servi, i suoi veri ministri passino o soffrano la penuria. Cos'è la penuria? La penuria è la mancanza di qualche bene, di qualcosa di cui abbiamo bisogno. Ma vi voglio dire, in tutto questo nulla ci mancherà. Alleluia. Perché il Signore è il nostro pastore e Dio, tramite quelle situazioni,
ci modella e lavora nel nostro carattere. Vogliamo continuare in un altro video con la seconda parte. Amen. Che il Signore ci benedica. Amen. Nel nome di Gesù.